Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Storie di Motoestate dall'autodromo di Varano per il secondo round. Oggi racconteremo delle nuove storie fatte di passione, fatte di amore per il motociclismo. La prima storia che andremo a raccontare quest'oggi riguarda Kevin Manfredi. Oggi impegnato nel mondiale Endurance e nel mondiale Supersport con il team di Alto Go Racing qui a Varano in qualità di wild card per preparare appunto la gara di settimana prossima a Barcellona. Kevin è conosciuto nel motoestate perché ha mosso i primi passi fin da bambino, quando era ragazzino nella 600, è rientrato lo scorso anno come tutor nel trofeo Kawasaki e oggi lo rivediamo finalmente in pista. Portacolori del team Alto Go, il pilota che vedete inquadrato in questo momento è Kevin Manfredi, un pilota che penso non abbia bisogno di presentazioni per chi ovviamente ama il mondo delle due ruote, un pilota che ha gareggiato anche nel mondiale Endurance, gareggia nel campionato europeo e oggi lo troviamo tra i protagonisti del trofeo Motoestate, con lui Giovanni Altomonte che è il team manager della società di questo team che corre in sella Yamaha. Allora, Kevin, la tua presenza al Motoestate, per quale motivo, visto che tu ovviamente sei un pilota di alto livello? Allora, noi abbiamo deciso di partecipare per prepararci proprio alla prossima gara del Mondiale Supersport che è in programma la settimana seguente a Barcellona. E una pista vicina, una pista di casa, è un campionato sempre interessante, quindi abbiamo deciso di partecipare qua. Il trofeo Motoestate è di lunga data, cioè è conosciutissimo anche perché tu hai gareggiato nel trofeo Motoestate negli anni passati. Per tanti il trofeo Motoestate è una sorta di famiglia un po' allargata, lo è anche oggi secondo te? Sì, secondo me lo è anche oggi. Ho partecipato gli anni passati proprio all'inizio della mia carriera con le ruote alte nel trofeo Motoestate dove ho corso molte gare e negli ultimi anni invece ho lavorato per lo staff del Motoestate in qualità di coach del trofeo Kawasaki e ora ritornare qua dai, è sempre bello, piacevole. Senti, qualche ricordo del mondiale ci sarà sicuramente, soprattutto la 24 ore che ti ha visto protagonista di un grandissimo recupero. Sì, diciamo che il più bel ricordo del mondiale è proprio il podio Le Mans. Però spero di scriverne uno a breve, dai, magari con Giovanni qualcosa di bello nelle prossime gare. Tu hai chiamato in causa Giovanni Altomonte, anche lui un pilota di vecchia data, ovviamente tra virgolette, perché lo ricordiamo anche lui tra i protagonisti della 8° di litro, la 125, quando si correva nella Sport Production. Sono passati tanti anni, hai scavalcato la barriera, sei ora il team manager di un pilota vincente. Buongiorno a tutti, la passione che ho dentro, perché la moto per me è tutto. Sono contento di aver chiamato Manfredi, che secondo me è un pilota sostitutivo di un mio pilota francese Navande che non può correre, mi dispiace, e l'ho voluto portare a Varano per fare delle prove e quanto pare abbiamo fatto anche il record della pista oggi. Beh, direi che si parte bene col piede giusto. Sono convinto che mi ripagherà bene di quello che sto facendo e gli auguro tanta fortuna. Senti Giovanni, sappiamo che il Made in Italy deve valere anche all'estero, quindi hai fatto bene nella scelta di andare a chiamare Kevin? Sì, sicuramente sì, perché abbiamo visto la prima gara a Portimao, secondo me è andato fortissimo, anche se lui non conosce bene la pista, ha avuto un po' di sfortuna le altre gare, ci sta e ci credo tanto in lui, che mi fa un buon risultato sia per la Yamaha e per tutto noi del mio team che abbiamo una passione enorme. Senti Giovanni, il team Alto Go ovviamente fa riferimento al tuo nome, al tuo nome e cognome, giustamente, però ci devi promettere una cosa, se Kevin farà un buon risultato nella prossima gara del campionato europeo, lo aspettiamo alla prossima del Motoestate, perché è anche una sorta di portafortuna. Ve lo prometto, sicuramente. Vi prendiamo in parola ragazzi. Dal Motoestate ci trasferiamo al ghiaccio, all'Ice Trophy, seconda edizione organizzata dal Motoclub TTN. Ce la illustra Alessandro De Gregori, che ha tenuto a battesimo appunto questo bel trofeo su ghiaccio. Alessandro De Gregori presenta oggi al Motoestate questo Ice Trophy giunto alla seconda edizione. Una disciplina nuova per l'Italia, un motociclismo che si corre con temperature artiche. Allora, hai avuto coraggio, hai sfidato le intemperie e non solo.
Sì, abbiamo trovato una soluzione per poter far correre anche d'inverno i nostri ragazzi in Italia e sarà una gara che si svolgerà per il secondo anno al cavallo delle Alpi, oltre 2000 metri o quasi 2000 metri in alcuni casi, 4 gare. La prima partirà quest'anno a Cervinia a fine novembre, dopodiché riprenderemo con gennaio e febbraio per chiudere sempre Cervinia. In mezzo avremo Pragelato in provincia di Torino vicino a Sestriere e Crevacol sempre in Valle d'Aosta. Per quanto riguarda invece la possibilità di provare, ci sarà una giornata di free practice che permetterà a molti di avvicinarsi alla disciplina di flat track su ghiaccio. Spieghiamo che cos'è questo Ice Trophy, come si corre, qual è la formula di gara? L'Ice Trophy si svolge con dei veicoli a due ruote che devono essere chiodati. Le categorie vengono formate da almeno 4 moto che si inseguono poi all'americana e queste moto fondamentalmente devono essere da regolamento della federazione protette da alcuni particolari che sono presi sul sito, ma fondamentalmente i chiodi non devono superare un certo limite. Dopodiché quasi tutto è ammesso e la formula si svolge in un giorno solo. Quindi una disciplina all'insegna del divertimento, e proprio uno che si diverte sta arrivando adesso. Abbiamo Angelo Pellegrini, uno che in moto di numeri ne fa tanti e quindi potrebbe essere uno dei piloti ideali per questo Ice Trophy. Sì, diciamo che credo che sia una bella idea. Non ho mai corso personalmente su un ghiaccio, ho sempre corso gare di motocross, supercross, in giro per il mondo e spero di esserci, spero di essere libero e venire a divertirmi con voi. Carlo Benatti è preparatore che l'Ice Trophy già lo conosce, hai schierato delle moto nella prima edizione, quindi chi meglio di te ci può spiegare come sono le moto che possono partecipare a questa disciplina? Beh, le moto sono di qualsiasi tipo, consiglio comunque dei fuoristrada, si tassellano con dei chiodi che sul sito trovate le misure, anche dove comprarle e via discorrendo, parafanghi, un minimo di protezione, qualsiasi moto è accettata. Ecco, quello che non abbiamo detto è che è il trionfo del traverso. Sì, sì, a chi piace questo tipo di guida è entusiasmante, sicuramente. Comunque frenano, è molto sicura la guida, i chiodi permettono delle belle percorrenze. Non è così, non è così difficile. Chiaro, poi la prestazione massima si ottiene con la pratica, però va bene anche per i neofiti, eh. E l'ambiente fuori dalle corse com'è? La montagna si respira un'aria diversa, sì, il prima, il doppio, forse altrettanto divertente che la gara. Brividi sulla schiena per questo Ice Trophy che è il tempio della derapata, ma tanto aggressive, tanto adrenaliniche sono anche le ragazze del moto estate, andiamo a conoscerle. Le ragazze nel moto estate non sono tante ma sono agguerrite e allora andiamo a scoprire perché hanno cominciato a correre in moto. Allora, ho incominciato a correre in moto perché vedevo mio padre che faceva comunque le gare, il Chiefs e tutte queste cose in salita. Allora ho detto, vabbè, secondo me potrei andare un pochino più forte, potrei dargli paga. Ho detto, beh lì, possiamo provarci. Ho cominciato a correre perché il papà mi ha trasmesso la passione per la moto, quindi ce l'ho nel DNA, e poi per cercare di stare davanti a mio fratello. Perché mio papà andava in giro con un altro pilota, io volevo stare con lui e allora ho iniziato e ho continuato. Ho cominciato a correre in moto perché da minorenne, però già in età avanzata, mi piacevano le moto. Uno in Belgio, ero in Belgio, e nella mia via smontava la moto, poi si è scoperto che lui correva. Ci ha portato me e dei suoi amici a aiutare a lavare le carene, fare le robe. Io non pensavo di correre lì, non usi neanche lo scooter. Poi ho iniziato ad andare a vedere le gare, europeo, mondiale. Io dicevo, vabbè, lavorerò lì, non posso correre, vedi quelli con i tir. Poi mi sono trasferita in Italia, sono andata a vedere le gare italiane, gente col carrello qua e là, e mi hanno fatto provare. È passato un anno, due, ho fatto una prima gara completamente fuori, ho provato la prima moto qua a Varano, proprio in un corso Aprilia, nella pausa, che mi aveva fatto girare Guidotti per imparare, mi ha detto impara a mettere le marce, sono andata nel parco con uno, ho imparato le marce, poi ho girato, poi ho guidato ogni tanto, ho fatto le prime gare 2001, ero già grande, e poi piano piano ho continuato.
E allora, tanta voglia di correre, ma come sei arrivata a questa gara? Niente, siamo partiti il venerdì sera caricando come sempre furgone tutto un po'. Peccato che siamo rimasti a piedi poco dopo Genova e quindi abbiamo dormito in un piazzale. Abbiamo aspettato che la mattina dopo ci venisse a prendere un nostro amico e siamo arrivati qua più o meno per mezzogiorno, giusto in tempo per fare un turno di libere e le qualifiche subito dopo. Allora, ho finito la una, ho preso la macchina, l'ho caricata, ho preso il moroso, ho fatto il viaggio con il copilota che dormiva, il mio ragazzo, e poi il fratello dietro anche lui che dormiva e niente, sono venuta in giù. Beh, prima sono andata a Torricola ad allenarmi con il mio istruttore Jordi, dopo ho fatto lo zaino tutto di fretta di scuola e sono partita. Allora, praticamente ho chiesto di fare orario continuato in ufficio, sono tornata a casa veloce alle 3:30 a casa, ho finito di preparare, sono partita, ho preso dell'acqua, ho fatto GPL, sono arrivata qua dopo il traffico alle 6:30 quando si apriva, in fila, ci siamo posizionati, la mia moto è arrivata alle 8 dalla Spezia e basta, abbiamo montato tutto e ci siamo qua. E un'altra delle curiosità è sapere cosa dice una ragazza, cosa si dice una ragazza dentro il casco prima che il semaforo diventi verde. Ma io personalmente non dico nulla, cioè magari penso tra me e me, ho dei momenti di ansia misto adrenalina, non saprei bene definire. Poi finisce subito quando il semaforo si spegne, quindi sei nella mischia. Però ti senti magari un po' le farfalle nello stomaco, queste cose qui, e dici cazzo, sei un po' con le gambe che ti tremano, ma per il resto, cioè, è una cosa che finisce abbastanza in fretta. Prima il suo gas, che devo vincere a tutti i costi. Allora, mi concentro su quello che devo fare, concentrati sul semaforo, vai di là se la pista è di là o vai di qua se la pista è di qua, basta, cioè devo cominciare a dar gas e andare, cioè concentrazione, proprio concentrazione sul semaforo per non sbagliare. E chiudiamo con te, che sei la più esperta tra le ragazze che partecipano al Motoestate. Quanto ti ha dato nella tua vita la passione per la moto? Tutto. Lo chiamo una malattia, perché giustamente dei volte non mangio per andare alle gare, ma è la cosa più bella del mondo. Quando vai in pista, che magari dici no devo smettere perché non giri mai, non costa troppo, vai in moto, capisci perché lo fai e non potrai smettere mai, perché è veramente la cosa più bella del mondo. Io senza non vivo neanche, la cosa più bella del mondo. Ora andiamo a conoscere un trofeo che si corre dentro al Motoestate, organizzato dal Motoclub Saponettare, ce lo illustra l'organizzatore Francesco Greco. Parliamo di BDB, Battaglia dei Bicilindrici. Battaglia dei Bicilindrici affonda le proprie radici nel motociclismo italiano. Il bicilindrico è il motore che ha caratterizzato decenni di produzione di moto italiana ed è un trofeo che nasce tanti anni fa. Oggi è coordinato da Francesco Greco, che ne ha saputo raccogliere l'eredità. Sì, esattamente, è un campionato molto particolare, riservato, come dicevi te Bruno, a tutte moto bicilindriche. Abbiamo molte categorie all'interno, trovano spazio sia le, diciamo, più moderne bicilindriche, ma anche moto artigianali o moto da corsa. Siamo molto soddisfatti, e siamo anche in crescita, quindi funziona tutto alla meraviglia. Ecco, tu oltre che coordinare, quindi occuparti di tutto quello che è dietro le quinte, godi anche la parte di divertimento. Sei impegnato in sella ad un prototipo Guzzi. Sì, esattamente, c'è questa doppia realtà che dico sempre è fondamentale, perché guidare è bellissimo, queste moto poi bicilindrici se ce l'hai dentro sono pazzeschi, e abbiamo questo Guzzi, sì, un Guzzi un po' particolare, sto facendo un po' di fatica, però dà un'emozione perché è proprio una moto cruda, proprio veramente molto anche impegnativa, però è quando la riesci a portare, piano piano ci sto crescendo insieme, però ammetto che è molto complesso coordinare e anche, diciamo, guidare e fare il pilota, se vogliamo dire, insieme, no? Nello stesso weekend, è abbastanza complicato. È complicato, ma da quel che vedo anche tu, insieme a tutti i tuoi amici che compongono il gruppo dei bicilindrici, non ti lasci sfuggire l'occasione nel dopo prove e dopo gara di divertirti.
Beh, Bruno, qua voi ne siete padroni, no? I trofei Motestate rappresentano per noi il terreno naturale, io dico sempre, la grigliata estiva, no? È alla base lo stare insieme tra gli amici, le corse, le moto, è alla base di qualsiasi cosa. Quello che dico sempre io della BDB, ma anche dei trofei Motestate, è una pistata tra amici, però poi ti fai la gara, quindi... Bisogna fare, bisogna venire, venite a fare queste gare, perché è l'ambiente quello che più è perfetto, no? Che più ci rappresenta il racing, quello incontaminato, no? Come dico io, non so se sei d'accordo. Assolutamente, quindi vi aspettiamo e ringraziamo Francesco Greco. Grazie. Per la sua testimonianza. Ciao. E allora... concludiamo questa puntata di Storie di Motoestate. Arrivederci a tutti, grazie da parte di Bruno Sandrini, Filippo Del Monte. Vediamo l'appuntamento 10-11 ottobre con il round finale dei trofei Motoestate sul circuito di Cervesina.